L'ambasciatore di Jugoslavia, signor Ivo Vejvoda, ricevuto da Elio Paglieri, arriva insieme a numerose autorità ad Alessandria per visitare un nostro stabilimento di cosmetici. Gli stabilimenti, tuttavia, si assomigliano un po' tutti, grandi saloni, grandi macchine, tubi che corrono tra una macchina e l'altra. Qui, trattandosi di profumi e di ciprie, si potrebbe pensare che questi tubi non sono che la versione moderna degli alambicchi medievali. Ed ecco uno dei prodotti, un bel pacchettino di talco profumato che il signor ambasciatore soppesa e osserva con cura particolare. La storia di quel pacchettino di talco profumato comincia qui, nella miniera dove il talco si trova allo stato greggio, una vera montagna sotterranea nell'alta Val Chisone. Dalla miniera alla fabbrica comincia la lavorazione che dovrà passare attraverso molte differenti operazioni e molte differenti esperienze prima di far uscire il talco dall'ultima macchina già avvolto nella confezione protettiva che abbiamo visto prima. I blocchi vengono trasformati in polvere, ma si tratta di una polvere che assomiglia vagamente al talco che noi usiamo dopo il bagno. La polvere deve passare ancora attraverso appositi mulini che la rendono impalpabile, neutra e altamente igienica, caratterizzata dall'attributo di qualità 5 zeri. La polvere viene quindi immessa in enormi silos dove, mescolata ad altre sostanze profumate, subisce le ultime lavorazioni che daranno origine a quel tale talco da chiudere nel pacchettino inconfondibile. Dopodiché, imballato a cassa, è pronto per andare a soddisfare la clientela che ormai si è conquistato in tutto il mondo.